dalla pittura alla letteratura e al teatro. Vorrei qui, così li presentiamo, visto che tra poco li ascolteremo, gli studenti dell'Accademia Achille Togliani, che metteranno in scena delle letture, dei testi di Emanuele Merlino, che li ha anche diretti, a cui lascio per la parola, così ci dici qualcosa su me. Sì, mentre i ragazzi si sistemano, sono tre racconti ispirati al cinema, alla letteratura, sono tre racconti inediti, alcuni fanno parte di spettacoli teatrali, ma che oggi sentirete letti, che si ispirano appunto al cinema, penso a atmosfere al di là delle nuvole, ad esempio, come alla letteratura. I ragazzi sono bravissimi, ma escono da un'accademia, l'Accademia Achille Togliani, che forma dei professionisti di livello eccellente, e quindi spero che apprezzerete il lavoro che abbiamo fatto, ma non ne dubito assolutamente. Federico, forse vuoi dirci qualcosa? Sì, io ho avuto modo di apprezzare già l'Accademia in un'altra occasione istituzionale alla Biblioteca Zabaglia per la presentazione di un volume, e devo dire che sentire questi giovani talenti recitare in maniera così professionale e sentita dà sicuramente il senso del lavoro che fa l'Accademia, quindi complimenti davvero, perché purtroppo manca spesso anche la sensibilità, al di là delle grandi accademie, quelle ufficiali istituzionali, di capire che più talenti crescono, più saremo in grado di rinnovare l'arte in ogni sua forma. Grazie. Grazie all'onorevole Monicone. E allora, buio in sala. Grazie. Ogni scelta è un'avventura. Ogni scelta è un viaggio in un territorio inesplorato. Il viaggio e l'avventura. Il cinema e la letteratura ci hanno mostrato avventure incredibili vissute da eroi. Da imitare? Da invidiare? Oppure il vero eroe è colui che, pur con una certa dose di timore, sceglie, rischia. Nei momenti epici, ma anche in quelli più quotidiani. Scegliere per non essere scelti. Viaggiare e rischiare per non morire di noia, di rimpianti. Il viaggio è a volte nella nostra testa. Nei momenti più quotidiani si possono trovare emozioni e grandi sogni. Per quanto viaggiamo in tutto il mondo per trovare ciò che è bello, dobbiamo portarlo con noi oppure non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson. Autobus pieno di gente e turisti. Fine settembre. Ma è ancora estate. Puzza di sudore. Accalcati e appiccicati. Voglia di una birra gelata e ancor più di una doccia fredda. Ma sto andando al lavoro. Devo timbrare alle 15 e sono in clamoroso ritardo. Tra l'altro, non riesco a trovare sull'iPod una canzone che mi sappia soddisfare. Punk, classica, jazz, italiana, straniera. Niente. Mando avanti. Alzo il volume, ma dopo 20 secondi cambio canzone. Sento il sudore ruscellare lungo la schiena. Un po' è suggestione. Insofferenza. Ma quanto puzza la gente? Quanto puzzo io? Ma che palle! Mi giro e mi rigiro. Mi sposto avanti e indietro a cercare un po' di fresco, un po' di comodità. E non trovo pace. Non trovo pace, ma qualcosa noto. Due occhi chiusi, due cuffiette e un caschetto castano. Labbra piene che in silenzio cantano una canzone. Un canto muto, un canto da sirena. Che sta cantando? Le labbra si muovono velocemente, sempre più velocemente. No, non è la classica canzone commerciale. Mi ipnotizza. Chissà cosa pensa. Chissà cosa accadrebbe se aprisse gli occhi e incrociasse il mio sguardo. L'autobus corre, il caldo aumenta e sono sempre più in ritardo. Chissà cosa sta pensando. Chissà che sogni popolano la mente di una ragazza con gli occhi chiusi per non vedere la calca.
con la musica che copre i rumori dei corpi che sudati si scontrano. Sembra quasi a suo agio. Magari non suda neppure. Beata lei. La fisso con intensità. Apri gli occhi e guardami. Voglio vedere i tuoi occhi. Come ti chiami? Dove vai? Continuo a cantare sempre più veloce. Quello dietro di me spinge. Il cellulare suona. Sono i colleghi che mi chiedono dove diamine sia. E chi lo sa? Sì, sì, arrivo, tranquilli. E c'è traffico. Guardo fuori dal finestrino. Manca ancora un po'. Meglio. La mia ragazza canta ancora. Cosa canti? Guardo fuori dal finestrino. Nel vetro la sua immagine è il paesaggio che cambia. Come dire che il tempo passa, il mondo è diverso. Io cambio, ma lei rimane. Ma questo è solo un commento inutile. In quel momento avverto un cambiamento. Lei prende il suo lettore e cerca una canzone. E a testa bassa. La trova. Sorride. Dai, dai che... Richiude gli occhi. Non mi ha visto. Peccato. Però anche per me qualcosa cambia. Le canzoni nel mio lettore sono passate velocemente senza che le notassi. E poi, all'improvviso, una batteria e una chitarra molto veloci. Sogni di rivoluzione. Musica dura. Musica hardcore. Marianna continua a camminare. Anche se ancora non sa dove andare. Sorrido. Ora so come si chiama la mia musa. Non si volta indietro e tira dritto. Non si ferma a pensare al dolore che ha inflitto. Marianna se ne frega di tutto. Non mi guarda. Non guarda nessuno. Solitaria e serena pure in mezzo alla folla. Indifferente al sudore dei corpi. Indifferente al mio sguardo. E ascolta la solita canzone di un gruppo hardcore, a tutto volume nel suo cazzo dei pod. Alzo il volume, vorrei isolarmi anch'io, ma la musica diviene solo colonna sonora di un amore impossibile. Marianna la sua vita nell'inchiostro di un fumetto, perché questo mondo infame le sta stretto. Sorride, con le labbra che cantano muto una canzone sempre più veloce. Marianna, pochi amici e un grande sogno. Sto per scendere, un pomeriggio di lavoro. Un lavoro quasi banale ma base per una vita che dichiaro, che vorrei, rivoluzionaria. Marianna si ubriaca, fuma 1000 sigarette. Ah, non manca molto, un paio di fermate, ma sono tornato al presente. Al presente non composto dalla folla ignara e ignava che mi circonda. Un presente di grandi sogni e di passione. E a volte... di un amore passeggero per una cantante sconosciuta vista su un autobus. Marianna è sola. È sola in mezzo ai gatti. E i suoi grandi occhi sono sempre, sempre distanti. La mia è la prossima. Ciao ragazza. Avrei voluto vedere i tuoi occhi. La canzone sta per finire mentre scendo. Mi giro un'ultima volta. E questa volta i nostri sguardi si incrociano mentre vorrei urlare. Marianna quando piange si nasconde, ma Marianna quando canta urla forte. Ha veramente degli occhi splendidi, Marianna. Chissà che canzone cantare. Le sorrido e le dico semplicemente, urla sempre forte. Non capisce, ma sorride. Scendo. Marianna dei Blind Justice finisce. Assieme all'amore per la sconosciuta, ma immediatamente viene sostituita dalle note di un'altra canzone che mi piace. Sorrido a me stesso. Un grande sogno, mi dico. Anche oggi andiamo a conquistare il mondo.